proprio a caldo, appena terminata la partita. Qui abbiamo il capitano, campione d'Italia, Buccarelli. Come ci si sente? Emozione fantastica, una cosa unica. Il secondo scudetto vinciamo in 2 anni, meglio di così non si potrebbe fare. Sì, infatti eravate campioni anche under 14. Sì, infatti ci siamo riconfermati come tale. Siamo venuti qua con l'intento di fare del nostro meglio. Il nostro meglio era sicuramente arrivare tra le prime 4 d'Italia. Così abbiamo fatto, abbiamo vinto e è andata bene. È un'annata fantastica per Siena, anche campione in Serie A, meglio di così? Meglio così si può fare poco, l'anno prossimo ci riproveremo, Serie A e settore giovanile, e poi vedremo cosa succederà. Con un occhio anche alla prima squadra? Come? Con un occhio anche alla prima squadra? No, la prima squadra rimane un sogno e come tale deve rimanere. Io mi concentro sul settore giovanile, poi se accadrà sono contentissimo, però il settore giovanile è la prima cosa, è la mia crescita. Eugenio Trocchi, responsabile del settore giovanile della federazione, un bel messaggio venuto qua da Cento. Un bellissimo messaggio, d'altro canto con oggi abbiamo finito non tutte le finali, perché manca la finale Under 14 che si farà a Bormio e sarà una finale importante, perché se è vero che lo scorso anno 4 squadre hanno fatto la Final Four, ha vinto Montepaschi, assieme a Montepaschi c'era Cernusco e c'era Benetton. Qui quest'anno abbiamo 3 di quelle 4 squadre, il protagonista è ancora e Montepaschi che li vince. Direi quindi che c'è una crescita continua del nostro movimento giovanile. Le finali anche nell'Under 17 e 19 sono state molto belle. Ne parlavo adesso con il nostro coach della Nazionale, ma anche di tutte le giovanili maschili e femminili, che è Pianigiani. C'è da congratularsi con i tecnici e con le società per il lavoro che stanno facendo. Anche le piccole società, perché Cernusco non è sicuramente una realtà di un club blasonato, riesce a fare un lavoro veramente di grande qualità, dei giocatori veramente belli da vedere. Annata 98 che credo darà delle soddisfazioni nel futuro anche ai nostri allenatori delle nazionali giovanili. Tra l'altro un clima da Serie A, grande pubblico. Clima da Serie A, ma noi siamo abituati ormai, perché il mondo della giovanile interessa tantissimo. Al di là di quello che sono gli spettatori qui presenti, tenete conto che noi abbiamo streaming una quantità incredibile di persone che ci guardano. Partite delle finali Under 17 e Under 19, non conosco i dati ancora di queste, con 14.000 persone collegate, computer per computer, che guardavano le gare. Cioè numeri incredibili che dimostrano che è tempo e che si allarghi la fascia e che si trasmetta magari anche tutte le partite di queste finali in diretta satellitare. I complimenti per il lavoro, in bocca al lupo, un ringraziamento particolare? Un ringraziamento qui ad Angelini e a tutti i suoi collaboratori. Abbiamo iniziato sabato scorso con una cerimonia di apertura fatta davanti alla bellissima il palazzo, la torre, non mi ricordo come si chiami, fantastico, con il tricolore bianco, rosso e verde sulle 3 torri proiettato dalle luci, e abbiamo continuato con una settimana veramente di spettacolo in tutte le partite per finire con questa cerimonia che insomma alla fine ha sicuramente dato a chi si è guadagnato la finale il giusto riconoscimento. E con noi Claudia Tassinari, rappresentante del Comune questa sera come assessore allo sport, un grande evento per la città di Cento. È stato davvero un grandissimo evento, ha coinvolto moltissime persone ed è un grande onore per Cento. È stato magnifico vedere durante la settimana tutti questi gruppi di ragazzi che giravano in città, popolavano la città, è stato bello. E poi dare questo spazio a tutti questi ragazzi e farli stare insieme, farli giocare così, è davvero magnifico. Speriamo che sia un buon auspicio per avere tanti campioni nel futuro anche. Assolutamente sì, e per avere l'anno prossimo quelle femminili.